Ma 5 ore al giorno su Facebook sono sufficienti per capire chi votare? Oggi vediamo uno studio bellissimo di un istituto di ricerca, Revealing Reality, che mostra come gli elettori inglesi stanno utilizzando i social media per formarsi opinioni politiche. E i risultati sono, per me, incredibilmente interessanti o incredibilmente inquietanti. Lo vediamo assieme. Io sono Matteo Flora e questo è Ciao Internet. Ciao Internet. Oggi guardiamo uno studio a campione, un po' però particolare, adesso lo vedete. Allora, l'ho preso da un articolo del Guardian che racconta la storia in maniera un po' più carina e coccolosa. E va a seguire 6 elettori britannici mentre utilizzano i loro telefoni e social media per informarsi nelle settimane precedenti alle elezioni. Come funziona? 6 elettori che arrivano più o meno da tutto il Regno Unito si sono offerti volontari e hanno permesso all'agenzia di ricerca Revealing Reality di registrare per 3 giorni tutto quello che vedevano sugli schermi dei loro telefoni, nell'ambito dello studio che doveva capire come venivano utilizzati i telefoni proprio in vista delle elezioni. Un microcosmo di dinamiche più ampie, ovviamente, sulla società, dove, le tecnologie e le piattaforme plasmano o manipolano, a seconda di come lo volete vedere, le scelte elettorali. Qui volevo raccontarvi un po' le loro storie. Partiamo dalla prima, Zoya. Zoya ha 28 anni, è di Birmingham, lavora nel settore delle telecomunicazioni e prima dell'attacco del 7 ottobre di Hamas non aveva mai sentito parlare del conflitto israelo-palestinese. Dopo l'invasione e i bombardamenti di Israele, il suo feed sui social media è stato inondato ovviamente di contenuti legati a Gaza. In questo sovraccarico di informazioni, lei perde fiducia nei confronti dei principali canali di notizie in inglese, Sky News e la BBC. Perché? Perché al contrario della sua bolla, li percepisce tutti come, o magari ha ragione, non lo so, come pro-Israele. Quindi Zoya smette di seguire le news e si affida principalmente a Instagram, TikTok e Al Jazeera, che le forniscono una narrativa come vuole lei, pro-palestinese, alimentata anche da contenuti, e questi vengono trovati nello studio, generati con l'intelligenza artificiale. Poi c'è Stacy. Stacy ha 36 anni, è di Clacton. Stacy è la mamma di 5 bambini, passa 6 ore al giorno su Facebook e TikTok e Instagram, ok? Tutti e 3. La sua esposizione alle notizie è minima, prossima allo 0, e la maggior parte delle informazioni politiche che riceve derivano dagli aggiornamenti nei gruppi Facebook locali o da un paio di la Flinton Gazette e la Clacton Gazette, cioè media molto locali, iperlocali diremmo forse. Il problema principale per Stacy e quello che vede raccontato più spesso è la mancanza di case popolari, ed è una preoccupazione che è stata rafforzata da una serie di video pubblicitari di un candidato locale del partito laburista. Poi c'è Simon, eccolo qua. Simon ha 45 anni, è di Dundee. Simon è un sostenitore accanito della indipendenza scozzese e passa circa 5 ore al giorno su Facebook. Anche lui ha perso fiducia nella BBC a causa di un pregiudizi, di bias che lui ha percepito nei confronti del referendum, quello però del 2014, e da allora non la segue più. Usa i social per condividere anche privatamente dei contenuti, passa dai social a WhatsApp e segue le notizie politiche attraverso i meme, quelli un po' più forti, corrosivi, che lo influenzano a votare SNP. Sconvolto dalle dichiarazioni di alcuni conservatori che dicono che è possibile un super governo dei suoi acerrimi nemici,
i Labour. Passiamo a un cambio di età. C'è Ava. Ava è, ha 67 anni, è a Lowestoft. Abita sembra uno scioglilingua. Ada ha paura ed evita i dibattiti politici. Ha ripiegato su solo BBC TV e World Service per ricevere solo notizie. Non gli piacciono, non le piacciono i dibattiti online. Perché? Perché gli scontri molto accesi delle precedenti elezioni l'hanno un po' traumatizzata. Ora non fa più engagement, cioè non fa nessun tipo di engagement online proprio per evitare spiacevoli discussioni con chi conosce o non conosce. Questa cosa le dà ansia, quindi legge e sta fuori dal dibattito. Poi c'è Finlay. Finlay ha 19 anni, è di Buckinghamshire, ok. Prima volta che vota. Gamer, appassionato di videogiochi, Finlay si informa solo su TikTok e YouTube ed evita accuratamente ogni media mainstream. Lo evita, lo skippa, lo salta. La sua principale preoccupazione è legata ai diritti transgender e la sua conoscenza della politica deriva solo ed esclusivamente dai video degli influencer e dai meme che condivide. L'ultimo è Peter. Peter è un elettore conservatore, utilizza la app di BBC News per vedere un po' in giro, è molto scettico nei confronti di tutte queste cose moderne, tutte queste cose giovani, eccetera, e considera seriamente di votare per il Partito Laburista. Ma le cause non sono quelle che pensate. Lo fa perché la Shadow Chancellor Rachel Reeves gli piace, ha un background economico e quindi secondo lui avere un background economico è un motivo più che sufficiente per votarlo. Ora, è uno studio frammentario ovviamente, molto interessante il fatto di averli seguiti per più giorni però, perché è una cosa che non succede spesso e a me è interessato davvero tantissimo ed evidenzia come i social media abbiano frammentato la forma tradizionale di consumo delle notizie, di uso delle notizie, soprattutto il modo in cui noi ci informiamo sulle notizie politiche. Fa vedere anche come in realtà il problema è più grande di quello che pensiamo, perché gli algoritmi delle piattaforme, come sappiamo, tendono a creare, non perché sono cattivi, ma solo per come funzionano, bolle informative che possono, non direi radicalizzare le opinioni, forse un po' più, spingerle, incarognire mi verrebbe, però non è carino, incarognire le opinioni e rafforzare quelli che sono i tuoi pregiudizi. L'esempio classico è, non mi ricordo più come si chiama, Zoya, che a un certo punto non vuol più sentire una parte delle notizie e cerca attivamente solo quella parte invece delle notizie che si conformano ai suoi pregiudizi. La mancanza di esposizione a fonti di notizie diverse, diversificate, non solo disinformate, è un problema. È un problema perché crea un elettorato che non sa informarsi, o peggio, che è male informato. Tutte le preoccupazioni espresse da ciascuna di queste sei persone dimostrano una cosa che noi sapevamo, che la fiducia nei media tradizionali è non in declino, ma in picchiata, sostituita da una fiducia fideistica in altri media che non sono nati per un'informazione plurale, per la pluralità dell'informazione. Non sono nemmeno tecnicamente nati per informazione. E youtuber, e non sono convinto che youtuber, magazine più o meno pagati in pay per post e influencer siano forse il modo migliore per formarsi un'opinione informata sulla realtà. Però, ancora una volta, quello è quello che penso io. Voi scrivetemi cosa ne pensate qui sotto. Per il resto fate like e subscribe, dai, che magari arriviamo a 100.000. In fondo nella schermata trovate i canali WhatsApp e Telegram e come sempre e anche questa volta grazie mille.